Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale Disastroli. Sono le 7:14, io mi sono alzata da poco. Adesso faccio colazione. Oggi vado più tardi al lavoro e quindi vi mostro quello che farò. Qui ho l'ultima fetta di torta alle carote, adesso la mangio e faccio colazione. Colazione in compagnia di Anna dei capelli rossi, che guardavo sempre quando ero piccola, lo guardava anche mia mamma, e quindi è come una tradizione. Ho dovuto accendere la luce perché ancora qui non è completamente sorto il sole. Ciao Lana. Buongiorno Lana. I tibatini. Non mostro lì perché Lana è stata sterilizzata da poco, quindi ancora manca un po' di pelo. Sì, amore. Oggi dobbiamo andare dal veterinario a fare un controllino, vero? Apriamo. Finestra come tutte le mattine per far prendere un po' d'aria. C'è ovviamente questa specie di zanzariera, serve per far sì che lei non si butti di sotto, ma anche per i ragni. Allora la lasciamo qui, lei si fa un sonnellino. Qui invece c'è Oliver. Ciao Oliver. Apriamo la finestra anche qui. Con una mano non è proprio facile. Ok, per prendere un po' d'aria. Se vedete un calzino lì è perché Lana rosicchia tutte le maniglie. Una piccola rosicchiatrice. Lasciamo anche Oliver che adesso fa il suo sonnellino. Aperte le finestre al piano di sopra, sono andata a dividere tutte le lavatrici. Io solitamente non ho un giorno specifico che faccio le lavatrici, cioè solitamente li faccio ovviamente quando sono libera, però la maggior parte delle volte accade che quando abbiamo troppe cose da lavare, anche infrasettimanale, io lavo tutto. Ovviamente non è che ho tipo il lunedì, e lunedì per forza deve essere il giorno di lavatrice. Quando accumulo roba, lavo. Allora, ho una lavatrice di scuri lì e qui ne ho almeno altre due di chiari colorati. Quelle sono le lenzuola che mio ragazzo ha cambiato ieri sera. Ha messo quelle là rosse dove stava Oliver, sono un po' natalizie e quindi iniziamo già a entrare nel mood. E adesso invece entriamo nel mood di lavatrici. Gradi 1045 minuti. Mentre la lavatrice va, spero mi sentiate, l'altro arduo compito è lei, la lavastoviglie.
si inizia a intravedere un po' di alba. C'è anche molto vento, come potete vedere dal mio melo. Non credo che oggi ci sia una bella alba. Questo è il mio giardino in modalità autunno-inverno, pieno di foglie. Allora, con il mio aiutante Oliver vorrei aprire il sottotetto per vedere e per iniziare a vedere quali decorazioni natalizie ho, perché ho trovato un sito troppo carino, cose poco costose, e volevo fare magari un ordine, anche se non lo so, ci devo pensare. Lì c'è ancora lana, vediamo se mette a fuoco, eccola, che guarda fuori. Quindi adesso vedo se posso aprire il sottotetto, ve lo mostro, c'è un casino. Ed ecco qui. Adesso ci accingiamo a salire. Ok, c'è un disastro. Abbiamo le nostre valigie e qui c'è tutto. L'unica cosa sistemata è il cambio stagione. E adesso qui da qualche parte, lì c'è anche un letto, ci sono quei stampi per dolci, ci sono le cose di Natale. Ok, ho trovato quello che volevo trovare, cioè questa, con questo bel completo di cose con i fiori di cotone. Si chiamano fiori di cotone. Non ve li faccio vedere perché questi ve li farò vedere in un video apposito con le decorazioni natalizie. Adesso spengo la luce e scendiamo sotto. Allora, è passata qualche ora, un'oretta, e sono andata a fare la seconda lavatrice, ho messo i vestiti in asciugatrice, ho anche piegato altri, e adesso è quasi ora di andare dal veterinario per Lana, che ha l'ultima visita dopo l'operazione, la sterilizzazione, e quindi adesso vado a truccarvi e vi mostro che cosa uso quotidianamente. Allora, prima di tutto io metto un olio o un siero in viso, perché ho la pelle secchissima. Poi vive Scozia, c'è un po' di caffare, e questa marca True, penso si chiami, Skincare, è un olio reidratante alla rosa canina e rosmarino per pelli disidratate, è ormai quasi bello che è finito, e questo l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Holland & Barrett l'anno scorso. E sta già quasi finendo, appunto. Quindi vado a mettere questo, e vado a mettere anche questa crema che compro sempre da Holland & Barrett. Mi dispiace che non c'è questo sito in Italia, però non so se spedisce in Italia. Ed è questa crema da giorno, rivitalizzante credo, alla rosa. Mi piace molto la rosa, infatti anche l'olio è alla rosa. E quindi uso questo in combo come skincare, e poi vado a mettere il fondotinta. Io uso questo è famosissimo, reperibilissimo anche da voi in Italia, è il Catrice HD Liquid Coverage Foundation, bla bla bla. Io uso il primo numero Light Beige, quindi lo 010, bianco come la neve, anche se sembra scuro qui ma è molto bianco. Poi sulle sopracciglia, cioè vado a disegnarmi le sopracciglia perché non ne ho praticamente, uso il Cabrao di Benefit, anche questo mi sta finendo. Io uso il numero 3 anche se mi viene un po' scuro, però il numero 2 mi viene troppo chiaro, quindi una via di me, mi servirebbe un 2,5, non so se esiste. Poi vado a mettere una linea di eyeliner semplicissima, e io uso questo della Revlon, marrone rigorosamente, mi piace molto e lo compro su Amazon. E niente, è molto valido, compro e ricompro sempre questo.
come mascara vado a usare uno della Essence. Questi sono molto famosi, quelli là Princess. Questo è Lash Princess, in curvatura e volume. Ed è questo, è molto famoso, economico, costa tipo 3 pound, forse anche di meno se lo trovi in offerta, 2,50, ed è molto valido, fa lo stesso lavoro di quelli che costano 30 pound per dirvi. E poi come rossetto vado a mettere questo che è dell'Anthos. Io questo mi sembra che l'ho preso sul sito Eccoverde milioni di anni fa, cosmesi naturale. Oh. E questo mi sta per finire, e questo pezzettino è rimasto. Sembra scuro, ma è molto, non è proprio pieno pieno il colore, e quindi va bene. Questo è tutto il mio trucco. Adesso mi trucco, mi preparo velocemente, convinco Lana a entrare nel trasportino e andiamo dal veterinario. Mi sono truccata, mi faccio vedere a metà, metà pigiama, ancora sono in pigiama. Adesso mi vesto subito e scappiamo dal veterinario. Siamo già a casa, abbiamo fatto tutto. Lana è stata bravissima, vero? Sta benissimo. Quindi adesso dobbiamo solo aspettare che ricresca il pelo. È quasi ora di pranzo e io ho la fortuna di avere il frigo stracolmo di tutti praticamente i meal prep che ho fatto in settimana. C'è da sfruttare, da consumare in settimana, quindi adesso vedo che cosa mi arrangio, un bel piattino e pranzo. Magari mi guardo una puntata di Desperate Housewives nel frattempo. Ok, mi sono fatta un bel piatto abbondante, in quanto questo sarà pranzo e anche la mia cena, credo. Forse riuscirò a mangiare un frutto per cena, sarò al lavoro. Allora ho messo mezza melanzana ripiena che ho fatto. Quasi tutto questo ho fatto nel meal prep, due video precedenti, qualcosa del genere, quindi andate a vederlo se ve lo siete perso. E un pezzo di torta rustica, questo era pomodoro, formaggio e prosciutto. Poi ho aggiunto anche qualche broccoletto e il cavolo fatto in umido con l'aceto. E questo sarà tutto il mio pranzetto. Adesso me lo gusto con calma e poi mi preparo per andare al lavoro. Io spero di avervi tenuto compagnia nella mia mattinata di faccende e di impiccivari quotidiani. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!